Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che spettacolo incredibile qui all'Estadio Dragão, uno degli stadi più importanti del Portogallo. Luca, 4-4-2, cosa ne pensi? Fabio, sappiamo che il 4-4-2 è un modulo che predilige il gioco sulle fasce laterali, ma non va sottovalutata l'importanza delle due punte. Di solito si cerca di schierare due attaccanti complementari, uno più fisico, in grado di garantire la profondità e la presenza all'interno dell'area di rigore, e l'altro più di movimento, che arretra un po' per fare da collegamento col centrocampo. Il pressing e la difesa alta dei compagni faranno il resto. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Zlatan Ibrahimovic, chi altri? Non ci sono più aggettivi per questo giocatore. Sembra non avere punti deboli, è un attaccante perfetto. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. Recuperano il possesso del pallone. Bisoli. Scodella in avanti. Alessio Romagnoli. Bennacer. Bisoli. Che sì. Ibrahimo cerca il tiro. Prova a verticalizzare. Opportunità di ripartire. Prova a metterci il piede. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Passaggio sulla destra. Ibrahimovic. Spazza il più lontano possibile. Allarga il gioco a destra. Ibrahimovic. Ottengono una rimessa laterale. Buon lancio. Bisoli. Perde il duello fisico con l'avversario. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Bennacer. Rebic. Bennacer. La gioca sulla destra. Che sì. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Romulo. Il primo tempo sta per finire, siamo ancora a reti inviolate. La partita però è avvincente.
Bennacer. Il Milan a calcio di punizione. Bennacer cerca di sfruttare gli spazi laterali. Va al cross. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Il Milan ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Bennacer. Sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Clamoroso! E traversa! Ci prova di nuovo. Gol! Non sbaglia! Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. A quanto pare il riposo ha fatto bene. Sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. C'è un bel pallone in profondità. È fuori gioco per lui. Lancio lungo del portiere. Riceve la palla, va in scivolata e gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Spalek prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ibrahimovic, Savo Castiglieco, e ora deve concludere. Può tentare la conclusione, supera la linea, gol! Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Perfetta parità dunque. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra.
Romulo. Spalek. Cambio di fronte. Spostano il baricentro sull'altra fascia. Romulo. Grande movimento nello spazio. Può metterla in mezzo. Non riesce a mantenere il possesso. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Qui sembra quasi che vogliano andare in porta col pallone. Che sì. Suso riceve in posizione interessante. Salta! E il palo salta al portiere! Palla in avanti verso il compagno. Martella. Tentano il tutto per tutto alla ricerca di un gol in zona Cesarini. Hanno ottenuto un fallo laterale. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Ibrahimovic. Piontek. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Pallone lungo in verticale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. E trova bene il compagno. Sulla destra. Scatta verso il pallone. Trova il compagno in ottima posizione. E trova il compagno. Riceve pronto al tiro. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Bisoli. Buonaventura. C'è fallo. Buonaventura. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Occasione per Suso. Tocco prudente al portiere. Chi è? Con l'intercetto. Bennacer. Buonaventura. Sulla fascia. È libero. Se ne va. Questo errore potrebbe essergli fatale. Occasione per il contropiede. Finisce così. Non c'è più tempo. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Cosa ne pensi del match di oggi?